Benvenuti e anzi bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Oggi siamo tornati a Nettuno, quindi l'ultimo pianeta del nostro sistema solare, e andremo a parlare in particolare del suo sistema di satelliti e anelli. Sì, perché anche lui ha un sistema di anelli. Beh, in realtà gli unici che non hanno un sistema di anelli siamo i pianeti più interni. Anche se sarebbe particolarmente interessante avere un sistema di anelli, cioè immaginate, all'equatore vedete questo, praticamente questo filo che circonda la Terra, mentre alla nostra latitudine si potrebbe osservare proprio l'anello che parte da un orizzonte e fa tutto l'arco della volta celeste e arriva dall'altra parte, quindi va a cadere dall'altra parte. Sarebbe particolarmente interessante. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, perdiamoci in chiacchiere però parlando dei satelliti di Nettuno. Quindi sigla e poi si parte. Nettuno ha 14 satelliti naturali, che prendono il nome dalle divinità marine minori della mitologia greca. Ovviamente stiamo parlando di Nettuno, dio del mare, si parla di mitologia greca e di divinità marine. Il più grande satellite di Nettuno è infatti Tritone, che prende il nome da una creatura mitologica con tronco umano e parte inferiore pisciforme, che è stato trovato solo 17 giorni dopo la scoperta di Nettuno, mentre sono passati 100 anni per riuscire a scoprire il secondo satellite, quindi si arriva circa al 1950. Giustamente, cioè, hanno individuato il pianeta e il primo satellite nel giro di 20 giorni, con calma, cioè adesso le ha tutte le altre scoperte abbastanza con calma. In realtà non è per questo, è per il fatto che Tritone è circa il 99% della massa di tutti i satelliti messi assieme di Nettuno, quindi è anche il più importante. Però ha la particolarità che uno si muove in senso retrogrado rispetto agli altri satelliti del sistema, ovvero se tutti i satelliti ruotano verso destra, lui invece ruota verso sinistra, così, perché vuole cambiare. E inoltre è molto inclinato rispetto all'equatore del pianeta stesso. Questo ci sta ad indicare come in realtà Tritone non sia un satellite del sistema di Nettuno, ma è un satellite che è stato catturato da Nettuno. E in particolare la cattura sembra che abbia creato veramente molto scompiglio all'interno del sistema, andando quindi a distruggere tutte le lune, la maggior parte delle lune che si trovavano nell'orbita di Nettuno all'epoca, le quali si sono riunite in un disco di macerie, e solo dopo che l'orbita di Tritone è diventata circolare e si è stabilizzata, si sono riuscite ad agglomerare in lune, quindi attraverso processi appunto di agglomerazione e di accrescimento sono diventate le altre lune di Nettuno. Possiamo dire che in effetti creò abbastanza scompiglio in quello che era l'attuale equilibrio nel sistema di Nettuno. Tritone, inoltre, possiede un'atmosfera significativa, composta prevalentemente da azoto e metano, e questi si trovano allo stato solido sul pianeta, quindi ghiacciato. Infatti si osserva una temperatura superficiale di circa meno 235 gradi centigradi, e di fatto Tritone è uno degli oggetti più freddi del sistema solare. Ed è stato proprio grazie a questa sua atmosfera che Tritone è stato osservato circa 20 giorni dopo la scoperta di Nettuno, perché ha un albedo così luminoso, corrispondente a circa lo 0,7, ovvero che il 70% della luce che lo colpisce viene riflessa, che appunto risulta abbastanza luminoso in quello che è comunque un pianeta molto lontano rispetto a noi. Ma parliamo un attimo di quelli che sono i 7 piccoli satelliti regolari che si trovano prima dell'orbita di Tritone, ovvero nelle zone più interne. Satelliti regolari tendiamo sempre con orbite vicino al piano equatoriale del pianeta, e sono quelli che probabilmente si sono formati dopo l'arrivo di Tritone, che si sono ricostituiti, possiamo dire. Le lune regolari, inoltre, sono fortemente associate agli anelli di Nettuno. Quindi anche qui abbiamo tutta la varietà dei satelliti pastore che girano intorno agli anelli e vanno a ripulire la loro orbita.
Per le lune più interne si parla di satelliti dalle dimensioni non superiori ai 200 km, quindi comunque delle dimensioni molto ridotte. E per queste lune più interne sono anche oggetti molto scuri, infatti soltanto con l'arrivo di Voyager si è riusciti a osservarli. E probabilmente è dovuto che sono formati da ghiaccio, ma anche da materiale molto scuro, probabilmente da oggetti contaminati in carbonio e da altri oggetti più pesanti, che di fatto quindi ne vanno ad abbassare l'albedo e noi facciamo molta più fatica ad osservarli. Inoltre, si è osservato come queste lune interne di Nettuno siano molto simili alle lune interne di Urano. In effetti, già abbiamo dei venti estremamente potenti per quello che riguarda il pianeta, abbiamo poi delle composizioni anche simili dei satelliti. Non mi fa strano il fatto che molto spesso questi due pianeti vengano scambiati l'uno con l'altro, però anche qua abbiamo un po' di differenze, dai. Per quello che riguarda invece le lune più esterne, ovvero le lune irregolari, tra cui anche Tritone, sono simili alle lune irregolari degli altri pianeti, quindi lune che sono state catturate gravitazionalmente, ma tutte e cinque hanno un'orbita retrograda, quindi appunto come Tritone girano nel verso opposto rispetto alle lune regolari. Inoltre, tra queste lune, più precisamente Tritone, sempre per tornare lì, ha un'orbita che è quasi un cerchio perfetto, mentre Nereide, un altro satellite irregolare, ha l'orbita più eccentrica rispetto a tutte le altre lune, ovvero è un'ellisse estremamente schiacciato, quindi ci impiega molto tempo a fare un giro completo intorno a Nettuno, ed è anche molto inclinato rispetto al piano equatoriale. Sempre tra queste lune irregolari troviamo anche Psmate e Neso, cioè le lune con un periodo orbitale più lungo di tutto il sistema solare, che impiegano circa 25 anni per compiere un'orbita intorno a Nettuno, con una distanza di circa 125 volte quella Terra-Luna. E questo è dovuto alla sua sfera di Hill. Ok, un attimo, cosa voglio dire con sfera di Hill? Sfera di Hill si intende quando l'attrazione gravitazionale di un pianeta su un satellite è maggiore rispetto a delle perturbazioni esterne che possono derivare da altri pianeti o da oggetti comunque secondari come anche altri satelliti. In questo caso, Nettuno, essendo molto isolato, ha una sfera di Hill, quindi un'attrazione gravitazionale che riesce a controllare anche delle lune estremamente lontane come appunto queste ultime due. Ma ora andiamo a parlare del sistema di anelli. Infatti Nettuno possiede un seppur debole sistema di 5 anelli planetari. Tale sistema di anelli è stato predetto nel 1984 e per la prima volta sono stati osservati invece con Voyager 2 nel 1989. E ormai quando ci si sbaglia è sempre Voyager 2 quello che ha scoperto su questi pianeti più distanti. Nei punti più densi sono paragonabili a delle regioni meno dense degli anelli di Saturno, quindi comunque si sta parlando di un sistema estremamente debole e tenue e infatti anche molto difficile da osservare. Avendo finito i nomi e visto il poco successo degli anelli di Urano, si è deciso di chiamarli con i nomi degli astronomi che hanno effettuato i grandi studi sul pianeta, o anche quelli che li hanno scoperti. Nel senso, tu scopri il pianeta, crea delle forti correnti o scopri alcune particolarità come le calotte, il campo magnetico, alcune peculiarità del pianeta e quindi si potrebbe decidere di dedicare a te qualche cosa. Benissimo. Te ti sei beccato il nome di un anello quasi invisibile del pianeta. Perfetto, bello così. E i nomi dei principali studiosi sono Gall, Le Verrier, Lassell, Arago e Adams, elencati in ordine di distanza crescente da Nettuno. Una particolarità dell'anello principale, ovvero l'anello Adams, è il fatto che ci sono delle zone molto dense chiamate archi d'anello. Infatti noi osserviamo l'anello che si sta tranquillo nella sua lunghezza, nella sua estensione, e poi ci sono queste zone più dense, un pochino più spesse, che risaltano rispetto alla naturale dimensione dell'anello. Questi archi sono appunto molto stretti e con minime variazioni dall'epoca della loro scoperta, e quindi ci si è domandato com'è che delle variazioni rispetto alla normalità dell'anello possono risultare così stabili. La loro presenza non è ancora del tutto stata giustificata, ma potrebbe essere dovuto a una risonanza con uno dei satelliti interni, proprio uno dei satelliti Pastore. Un fatto abbastanza simpatico che mi ha fatto sorridere quando sono andato a cercare e a documentarmi sugli anelli di Nettuno è stato come hanno nominato questi archi, ovvero li hanno nominati Arco Coraggio, Arco Libertà,
arco eguaglianza 1, arco eguaglianza 2 e arco fraternità. Quelli un po' dai motti della Francia, però mi ha fatto un attimo sorridere. Stiamo parlando di archi, appunto, archi di anello nominati in base ai principali scienziati che hanno studiato Nettuno. E beh, dai, diamogli il nome dei motti della Francia e del suo inno. Va bene, ok, sì, niente da ridire, però mi ha fatto un attimo sorridere questo fatto. Tralasciando queste mie tare mentali, con l'arrivo di Voyager 2 si è osservato anche gli anelli minori e fu inoltre evidenziata la possibilità che l'intero sistema nettuniano fosse permeato da un disco diffuso di polveri. Infatti le foto che si effettuarono e appunto le immagini ricavate da Voyager 2 mostravano molta opacità, molta difficoltà nel riconoscere gli oggetti. E con la spiegazione che ci fosse questa nube di polvere abbastanza scure che vanno a ridurre appunto l'albedo degli oggetti all'interno del sistema, può essere una spiegazione del perché appunto tutti i vari satelliti o i vari anelli sono così difficili da osservare, però non si è ancora completamente giustificato e non si è osservato effettivamente se c'è la presenza di questa polvere o queste in quantità così importanti. Si è osservato però, come ultima curiosità di questa puntata, che l'arco d'anello Libertà, nominato Libertà, uno degli archi più esterni appunto, possa scomparire alla fine del XXI secolo. E ciò potrebbe essere legato alla poca stabilità collegata ad alcuni movimenti che gli anelli stanno mostrando. E per me almeno questa è una cosa molto interessante, perché stiamo osservando come con Urano un sistema che ancora deve finire di assestarsi, cioè nel giro di 100 anni, che in unità astronomiche è praticamente niente, si riesce a osservare come un sistema cambia. Molto interessante. Però lo devo dire, io dopo che Libertà probabilmente scomparirà, io voglio un altro oggetto di Nettuno che venga chiamato Libertà, perché non mi posso immaginare che dopo ci sia soltanto arco d'anello, coraggio, eguaglianza 1, eguaglianza 2 e fraternità. Cioè, mi serve anche la libertà, io voglio la libertà su Nettuno. Bene, io con questo ho finito, noi ci vediamo la settimana prossima con Plutone, sì, perché adesso cominciano gli oggetti transnettuniani e dovremo fare luce a quello che è successo a Nettuno, e vi invito sempre a seguirci sulla nostra pagina Instagram, Facebook, andare sul sito per vedere le nuove novità del planetario, e noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!